Questo modo di intrecciare le maglie assomiglia molto alla classica chiusura con le accavallate, lascia sempre una catenella a vista. Però mentre le accavallate creano un bordo sottile e che tende ad arrotolarsi, qua il bordo è più robusto e sta in piedi, si arrotola molto meno o quasi per niente, dipende anche dal filato. Perciò è adatto per chiudere i fondi e i polsi dei capi lavorati dall'alto in basso ed è molto decorativo e lo possiamo abbinare anche ai bordi rifiniti con il cordoncino a doppia catenella o con l'i-cord. Se abbiamo i bordi fatti con l'i-cord, ma abbiamo poco tempo e poco filo, per chiudere le maglie, possiamo anche combinare l'i-cord e questa chiusura a cordoncino. Risulta comunque armonioso. C'è una buona elasticità e la possiamo regolare grazie al numero dei ferri. Più grandi sono i ferri che prendiamo per fare questa lavorazione, più grandi saranno queste catenelle e più elastico sarà il bordo. Passo la prima maglia, metto sul ferro destro la maglia sottostante, lavoro la maglia successiva, accavallo questa maglia che ho tirato su sulla maglia così ottenuta e accavallo la maglia che avevo sul ferro destro. Dopodiché entro nella parte sinistra della maglia appena chiusa. La metto sul ferro destro, lavoro la maglia successiva, accavallo e accavallo la maglia che avevo sul ferro. Ho praticamente la maglia appena accavallata, la maglia successiva e la maglia che ho appena chiusa. Entro qua, lavoro la successiva, accavallo. A cavallo, entro, lavoro, a cavallo, a cavallo. Mentre lavoro, controllo l'elasticità e l'uniformità delle maglie. Entro, lavoro, a cavallo, a cavallo. Cioè, devo entrare nell'ultima che ho chiuso e poi a cavallo due volte. Ora faccio vedere un'altra versione. Sempre con la prima maglia passata. Invece di prendere questa zampina sinistra, prendo la zampina sinistra della maglia del ferro precedente e la lavoro come se volessi fare un aumento, cioè, anzi, praticamente faccio un aumento ripreso. E poi, come prima, lavoro la maglia successiva a cavallo, a cavallo. Faccio un aumento ripreso, lavoro a cavallo, aumento, lavoro a cavallo. Cioè non lavoro più, non prendo più questa, ma la maglia sottostante ed estraggo una nuova maglia. Anche questo crea un bordino decorativo e possiamo fare le prove e scegliere quello che ci piace di più. A cavallo. E a cavallo, quindi o la zampina della maglia appena chiusa o l'aumento ripreso dalla maglia del ferro precedente e poi due accavallate, quindi si crea un bordino più sottile o più grosso
nel secondo caso.